Poracci, Fighter Maker vi aveva messo un po' in difficoltà, eh? Ma anche questa volta mi avete saputo sorprendere. Bravi, ma in particolare complimenti a Paolo, che ha battuto tutti sul tempo. Bene, prossima sfida. Vi aspetto nei commenti. Dai, che è facile facile. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza errori di battitura nel titolo. Ve lo avevo detto, no? Riparte settembre e ricominciano anche i rumor. Quindi prepariamoci a una puntata ricca di speculazioni, illazioni, insinuazioni, supposizioni, teorie del complotto, affermazioni prive di fondamento, leak e sparate colossali. Insomma, il nostro pane quotidiano. Prima di iniziare però, mi raccomando, vi invito a darmi una grande mano con un piccolo gesto. Anche un like può fare la differenza, almeno così dicono i rumor. Se volete poi finanziare direttamente la realizzazione di questi video, vi potete abbonare al Porion, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono uscite le prime recensioni di Sonic Colors Ultimate e tutte sono concordi nel promuovere questa remaster. Con Sonic Colors abbiamo uno tra i Sonic in 3D più apprezzati da critica e pubblico. Uscito originariamente nel 2010 su Wii, il gioco non ha mai ricevuto delle riedizioni ufficiali. Quindi questa versione Ultimate è l'occasione perfetta per riscoprire un recente classico che sicuramente sarà passato inosservato da molti. Le recensioni promuovono a pieni voti Ultimate, definendolo un porting degno. L'operazione di rimasterizzazione fa il suo, non stravolgendo il gioco originale né inserendo chissà quali feature rivoluzionarie. Un porting solido che rende giustizia a un titolo di per sé ottimo. Voi lo prenderete, Poracci? Emergono interessanti dettagli riguardanti Nickelodeon All-Stars Brawl, il clone di Smash che vedrà il roster composto dai personaggi dei cartoni animati trasmessi sull'emittente televisiva. Secondo la pagina eShop nordamericana, il gioco uscirà il 5 ottobre, peserà 2,9 GB e avrà un costo di $49.49. Che ne pensate? Io sono un po' combattuto sul prezzo. Alla fine, con una piccola spesa aggiuntiva, si può prendere direttamente Smash, ma ammetto che il concept del gioco mi intriga parecchio. Voi siete in hype? Ci avviciniamo al Tokyo Game Show che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre, una fiera importantissima che includerà ben 44 presentazioni, indirizzate principalmente al mercato giapponese. Una conferenza che di sicuro andrà tenuta d'occhio è quella di Square Enix, che si svolgerà il 1 ottobre a mezzogiorno, ora italiana. Lo show durerà meno di un'ora, ma prendendo spunto da recenti commenti fatti dal producer di Final Fantasy XVI, la stream potrebbe riservare uno sguardo approfondito all'attesissimo titolo che purtroppo ha saltato le tre. C'è ancora molta incertezza, il team a quanto pare è ancora in alto mare con i lavori e nulla è confermato. Ovviamente vi terrò informati se ci saranno ulteriori sviluppi sulla faccenda. E arriviamo quindi alle notizie del giorno. Finalmente si torna a parlare di Nintendo Direct e a quanto pare settembre potrebbe essere il mese giusto per una nuova presentazione della casa di Kyoto. Lo dicono i rumor, ma sembra anche l'ipotesi più logica e sensata. Il buon Zippo, leaker che ormai avrete imparato a conoscere, ha aggiornato il suo blog riferendo che, secondo le sue fonti, Nintendo si starebbe preparando per pubblicare un Nintendo Direct proprio in questi giorni. L'evento sarebbe previsto per questa settimana, al massimo la prossima. L'azienda di Kyoto potrebbe sfruttare l'occasione per dare la spintarella finale ai titoli previsti da qui fino alla fine dell'anno, oltre ovviamente a qualche informazione in più relativa a giochi posizionati nel 2022. Insomma, quello Splatoon 3 potrebbe essere una delle star del Direct. Inoltre Zippo conferma che i rumor riguardanti l'aggiornamento del Nintendo Switch Online sono corretti, avvalorando la tesi dell'arrivo del Game Boy all'interno del catalogo online. Uscendo dal territorio dei rumor, l'ipotesi di un Direct a settembre sembra estremamente probabile. Basta consultare lo storico delle presentazioni di Nintendo per rendersi conto che negli ultimi 6 anni settembre ha sempre ospitato un Direct a tutti gli effetti. Nel 2016, il 1 settembre, c'è stato un Direct dedicato ai giochi 3DS, il 13 settembre 2017 uno dedicato a giochi Switch e 3DS con focus particolare su Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 2, stessa data anche nel 2018, e nel 2019 abbiamo avuto un Direct con approfondimenti su Luigi's Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo, mentre nel 2020, probabilmente a causa della pandemia che ha fatto accavallare gli eventi, c'è stata solo la presentazione dedicata al 35esimo anniversario di Super Mario, il 3 settembre. La soluzione più logica è che Nintendo continui con questa impostazione, ma si sa, con Nintendo non ci si può mai aspettare l'ovvio. Vi segnalo che Monolith Soft è in programma
programma di mandare il suo sito offline per dei lavori di manutenzione l'8 settembre, mercoledì della prossima settimana. Che siano lavori in funzione di un annuncio imminente? Che ne dite di un bel direct a tema Xenoblade Chronicles 3? In ogni caso, vi segnalo che c'è un giorno della prossima settimana in cui sarò fuori per lavoro. Per scaramanzia, non dico quale sarà. Nintendo, ti prego, falla brava. Nel 2020 ci sono stati dei cambiamenti radicali per quanto riguarda il PEGI, il sistema di rating che stabilisce l'età consigliata di utilizzo di ciascun software. Nuove disposizioni verso le rappresentazioni del gioco d'azzardo fanno salire tantissimi titoli al PEGI 18, quello che indica i giochi non adatti ai minorenni. Il PEGI assegna il suo rating seguendo diversi criteri, quali violenza, scurrilità, paura, sesso, droga e gioco d'azzardo. Ognuno di questi può provocare la scalata del software a un rating più alto e nel caso il gioco riportasse del contenuto sensibile, è possibile risalire all'origine del rating consultando le icone vicino alla valutazione. Ora, il problema è che sono stati modificati i criteri per valutare il gioco d'azzardo e qualsiasi software che rappresenta contesti che incoraggiano o insegnano il gioco d'azzardo ricevono automaticamente il PEGI 18. Il cambiamento, in atto dal 2020, nello specifico fa riferimento, cito testualmente, a tipi di puntate o scommesse per soldi che sono normalmente portate avanti in casinò, sale di scommesse o alle corse. Il gioco deve insegnare al giocatore come scommettere o rendere affascinante il gioco d'azzardo. Per esempio, questi criteri includono i giochi che insegnano al giocatore le regole dei giochi di carte giocati per soldi o come valutare le probabilità nelle corse dei cavalli. Questo significa ad esempio che eventuali porting dei vecchi giochi Pokémon riceverebbero il rating del vietato ai minori di 18 anni visto la presenza del Casino Rocket, provvidenzialmente cambiato nella sala giochi Rocket nei remake Let's Go Pikachu e Eevee. Anche Super Mario 64 DS subirebbe la stessa sorte a causa della presenza dei minigiochi al casinò. Curioso però che titoli che fanno grande affidamento a loot box e spacchettamenti vari non ricadano in questa categoria. Voi cosa ne pensate? E chiudiamo la puntata dei rumor con una bella bomba che per ora non ha nulla di ufficiale. Secondo un'immagine che circola da oggi in rete, la serie di Uncharted starebbe per approdare su Steam. Non è un segreto ormai che nelle strategie di Sony ci sia l'intenzione di portare alcune delle sue esclusive sviluppate internamente su PC. Il cambiamento epocale è già in atto e lo abbiamo visto con titoli come Horizon Zero Dawn e Days Gone. Sony si è aperta al mercato PC e per me è solo questione di tempo prima che una popolare saga come quella di Uncharted perda l'esclusività PlayStation. Se ne era già parlato nei mesi scorsi quando all'interno di un meeting con gli investitori Uncharted 4 era apparso in una slide tra i titoli che sarebbero stati convertiti in futuro per PC. Quindi che questa immagine sia vera o meno poco cambia, secondo me Nathan Drake è pronto per approdare su computer, è solo questione di tempo. Secondo voi Sony fa bene a slegare dalla sua popolare console queste IP fondamentali? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Io vi do appuntamento a domani per un nuovo video e voi nel mentre fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele18+, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Quanto è dato che Nintendo mette il Direct l'unico giorno in cui non posso seguirlo? Scommettete.